Preghiamo insieme iniziando dal segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Oh Dio, bontà infinita e ricco di misericordia con quanti ti invocano. A te mi presento nella gioia di poter essere qui quest'oggi. Con piena riconoscenza ti esprimo i più vivi ringraziamenti. Ti prego di accogliere la mia preghiera. Ti invoco con insistenza nella mia difficoltà, interponendo l'intercessione di Santa Rita, ancella di pace e di perdono. Per i suoi meriti, ascoltami ed esaudiscimi. Sii benedetto per sempre, donami pace e sicurezza. Cara Santa Rita, stai a me vicina nel momento del dolore. Ti riconfermo la mia devozione e confido nella tua protezione. Prega per la piena conversione del mio cuore, perché io possa piacergli sempre con una vita più fervorosa. Tu sei gradita a Dio e ottieni quanto chiedi per i tuoi devoti. Per questo ripongo in te grande speranza. Accompagnami, o Santa Rita, con la tua benedizione, perché io possa sempre lodare, benedire e ringraziare con te il Signore per tutto il bene che mi doni. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita nel mondo che verrà. Amen. Prima di concludere questo momento di preghiera con il Signore, ti invito a riportare nei commenti la tua particolare intenzione di preghiera. Così facendo, chi passerà di qua la vedrà e potrà pregare affinché Dio ti conceda la grazia che chiedi. Se vuoi continuare a pregare insieme alla nostra comunità, se vuoi scoprire nuove preghiere di ringraziamento, di lode, di intercessione,
non dimenticare di lasciare un like e di iscriverti al canale, cliccando anche la campanella. Il Signore ti benedica e ti custodisca, mostri a te il suo volto e abbia di te misericordia. Ti auguro ogni bene e torna a pregare presto insieme a noi.